Hola Luciadores e capostazione Malaticci, ma con in condizioni stazionarie. Ben ritrovati dal vostro Silver. Siamo qui ancora con Everybody Gone to the Rapture e diciamo che ho dato un'occhiata in maniera indipendente in modo da sveltire la pratica nei dintorni e ho realizzato che comunque il bunker non si trova qui, perché si trova nella stazione secondaria, che è la prima che abbiamo visto, da quello che ho capito. Quindi credo che prenderemo la scocciatoria per andare da qualche parte. No, dove cavolo sto? Ho visto una luce lampeggiare, che era quella del cono che avevamo visto l'altra volta. Mi sono fatto salire da un dubbio, sarebbe stato figo. Sì, era questo il barattolo di vernice macchiato, e però sarebbe stato figo, perché qua effettivamente c'è un bunker, non è marchiato in alcun modo, sono solo righe a vanvera. Non sarebbe stato figo se fosse stato lo stesso, però sono i disegni di Steven questi, sarebbe stato figo se avessimo avuto a che fare con lo stesso bunker. Un generatore. Vabbè. Probabilmente se era una cosa importantissima. Oh, salve! Se era una cosa importantissima ci sarebbe stata segnalata in maniera diversa, ma ora le luci ci trascinano di là. Seguiamo le luci. Stavo dicendo che il bunker deve essere dove c'è l'altra di stazione, però così a testa mia non riesco a ricordare in quale accesso potremmo trovare là. Vediamo. È stato un errore. Cosa vuoi che ti dica? Lo sapevi quello che ti aspettava? Davvero? Beh, mi dispiace molto se non siamo al suo livello, dottoressa Collins. Ma perché non ci lasci in pace noi poveri comuni mortali? Cosa? Comuni mortali come gli Zigrins? Credevi davvero che non l'avrei scoperto? Non l'ha detto fuori. Ho dimenticato che in questo posto di merda c'è una persona che mi parla. Kate, è stata solo una vita. Lascia perdere, Steven! Kate, piantala! Eravate fidanzati, Steven! Stavi per sposarti! Dai, è stata solo una vita. E allora perché mi hai mentito? Perché sapevo che ti saresti arrabbiata e avremmo litigato. Devi concentrarti sull'evento di stanotte. Wow. Scusate, allora se mi sono distratto, ma di ringraziarti, non trattarmi come un idiota. Stai esagerando, lo so che sei stressato. Lasciami, che padre. Oh, questo sì, è quel. È quindi questo l'evento che li ha divisi proprio in questa notte. Tu guidami. Guidimi. Mi dichi dove andare. Illumini il mio periglioso cammino. Grazie al cielo un salvataggio. Wow. Sono qui con la bocca aperta e la faccia da ebete. Vi ricordo che negli edifici non si può correre nemmeno temendo premuto il pulsante della corsa. Vernice, generatore, resistenza, porta. Oh merdacchia. Madonna.
Quando ero piccolo, mio padre trovò una volpe. Era stata investita da una macchina e non riusciva più a camminare. Mia madre andò su tutte le furie, ovviamente, e mi disse di tenerla nella rimessa in giardino. Lui aveva già cominciato ad allontanarsi da noi. Passava ore con quella volpe, raccontandole della guerra, dei villaggi bombardati. Io ero geloso, credo. Quella volpe per mio padre era più interessante di me. Ma stava morendo, era chiaro. Un giorno sgattaiolai fuori per darle un panino. Avevo 8 anni. E lei mi morse. Ricordo la rabbia, lo shock e il dolore. Attraversai il giardino urlando e mia madre andò nel panico temendo che avesse la rabbia. Mio padre uccise la volpe avvangata. Più tardi lo trovai in lacrime. Non lo sapeva, figliolo. Disse così. Non sapeva di farti del male. Era solo un povero animale morente in pena. Non sa che ci sta facendo del male. Signore, aiutaci, è uscita dalla valle. Ormai è ovunque. Sono passate 3 ore dal passaggio degli aerei. Non sono riuscito a comunicare con nessuno in zona. Inizio a credere di aver sbagliato completamente i calcoli. Ora ho capito, sono un genio, vero? A cosa serviva tutta quella vernice? Ma ci sarà un motivo se ha marchiato delle case specifiche? Che c'è là in fondo? Cioè, pur sapendo che non ci attaccherà niente, nessuno, che non succederà niente, si può che sono angosciato e ho quasi timore. Dobbiamo anche rifarci tutta la strada per uscire, che palle. Chi non ringrazia. Che cosa sei? Mi capisci, vero? Non è rimasto più nessuno. Soltanto io. Sai cos'è questo? E cosa ho intenzione di fare? Vuoi la luce? Bene. L'avrai. Ma dopo di me non troverai più nessuno. Resterai soltanto tu, per sempre, come prima. Mi hai preso tutte le persone che amavo. Mi hai fatto fare cose che non avrei mai pensato di fare. Ma se pensi che verrò con te... Kate. Aspetta. Fermati. Perché manca la seduta della sedia, è bruciata. Thank you.
Qui Catherine Collins. Non so se qualcuno ascolterà mai questo messaggio. È tutto finito. Sono rimasta soltanto io. Ma dovevamo ancora dall'altra parte del cancello. Dobbiamo lasciare indietro il camping e il mulino. Oh cacchio. Lei è nella torre 6, lo sappiamo, eh. Tracce di Steven. Sull'aereo Steven aveva indicato fuori dal finestrino. Laggiù, disse, quella sarà la nostra casa. Ma io vedevo soltanto macchie colorate. Non credo di aver mai capito prima di adesso come un essere mi potesse contenere un altro in modo così completo. C'è un che di stralunante e, perdonatemi il termine molto silveriano, inquietevole. Non so se si può dire, ma non mi viene un'altra parola per descrivere come mi sento ora. Ci sono addirittura degli zampilli di luce, però prima non ci precluderemo almeno le altre torri. Le stampanti. È follia, è assurdo, è malato tutto ciò. Beh, le porte non le possiamo aprire. Però sulle stampanti possiamo tranquillamente camminare. Ah, ok, la scala che abbiamo ignorato di là era quella che portava alla torre superiore. Sì, quella era la torre da 1 a qua. E infatti era questa la scala. Va bene, passeremo anche di qui, nulla di grave. Nulla di grave, qui squiglie pizzillacchere. Sono sempre più curioso di vedere dove andremo a parare, eh. Perché fino adesso ci ha detto tutto senza spiegarci nulla. L'Aurora. So che non voleva fare del male a nessuno. Cerco di spiegare perché Lizzie volesse andarsene con il suo bambino e perché fosse sbagliato fermarla. Cerco di spiegare perché molte cose che ha fatto fossero sbagliate. Mi mostra Steven e Lizzie insieme. E sono contenta per loro. Frank passeggia nei campi con Mary. Wendy e Edward amoreggiano nei frutteti. Ah. Jeremy ha fatto pace con il suo dio. Il paradiso? Sono tutti felici, perché sono insieme. Ora la capisco meglio. Ora si spiega il logo del gioco. Lei colleziona tempo. Divora vite. E farfalle. Perché le farfalle? Che nella... Vabbè, l'abbiamo appena studiato per Dark Souls, che le farfalle sono un simbolo molto forte di amore e vita nella mitologia antica. E probabilmente la risposta la sapremo nel prossimo video! Lo so, sono malvagio, che ci volete fare? Vi tocca aspettare. Ciao ciao!